Lost my mind, I feel 6 feet tall. They say I look small, my head does ache and I feel weak. Maybe it's a virus. How much I shake, I'm a little earthquake. I'm bending at the knees, sir, catch me please. Don't wanna sleep, my heart's still beating. And maybe it's a virus. And it started when I first saw you. Your glassy eyes of chartreuse blue, you torn my heart, now it don't thump right. Hopeless, whoa. Perché hai scelto questa strada? La mia strada, a un certo momento della mia vita mi sono posto la domanda di fondo, perché questa è di fondo. Avevo capito e ho capito che la vita si spende per amore, questa è la cosa certa. In qualsiasi strada, o con una ragazza o in un altro modo, tu devi essere pronto a spendere la vita per amore. È arrivato un momento in cui, da grande, da 20 anni, ho dovuto scegliere la mia strada. Potevo scegliere la strada del matrimonio, perché riconosco che è una strada bellissima. Un prete non sceglie di fare il prete perché non crede al matrimonio, non crede all'amore di una donna, alla bellezza dell'amore di una donna, che è una strada bellissima, oppure spendere la vita con un orizzonte più ampio, cioè amare gli altri totalmente, gratuitamente, senza quel circuito stretto che è la famiglia stessa. E io ho pensato che dare la vita per amore dei miei fratelli, ad annunciare Gesù, ad incontrarla, a camminare insieme, perché ho delle esperienze grandi e bellissime che fa un sacerdote anche camminando insieme alla sua comunità. Io ho esperienze stupende con gruppi giovanili con cui abbiamo fatto campi estivi, campi di lavoro, avventure stupende. Quindi ho scelto di dare la vita per amore in questo senso, cioè allargando l'orizzonte del mio amore a tutte le persone che avevo incontrato. Ed era talmente forte questo legame con la mia comunità parrocchiale prima e poi con la mia diocesi, che quando mi hanno fatto vescovo sono stato un po' titubante. Mi hanno detto: devi fare il vescovo di Nicosia. Tra l'altro io non sapevo niente, cioè sapevo che Nicosia esisteva, ma di Nicosia, Gira, Centurie, Catena Nuova, Nissodia, cioè non l'avevo mai visitati questi luoghi. Per cui mi sono detto: ma perché devo andare là quando qui ad Agrigento sto bene? Poi un po' di riflessione biblica mi ha fatto dire: ma se Abramo fu chiamato e gli fu detto: esci dalla tua terra a una certa età e va a una terra dove ti mostrerò. Però insomma sta cosa, il dubbio mi rimaneva ugualmente, ma nel frattempo dovevo andare a Roma perché mi dovevano dare, dovevo dire sì no, insomma, in questa direzione, e dovevo trovare degli argomenti per dire no. Non è che uno va là e dice no, non voglio fare, ma perché? Passavo qui sotto a Gira, stavo andando all'aeroporto e trovo scritto di così, a proprio grosso. Più là a Mulinella, eccetera, non l'avevo notato, l'ho notato qua sotto a Gira, Nicosia. Era una primissima mattina, proprio quasi l'alba, il sole stava incominciando a spuntare, c'era un verde stupendo, i prati, era la fine di gennaio, e i prati già stavano incominciando a crescere, quindi un verde stupendo. E mi venne una frase di un inno che noi sacerdoti recitiamo. Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. E mi sono detto: e se Nicosia fosse un'alba nuova per la tua vita? Da quel momento mi sono pacificato nel cuore, ho buttato il cuore verso questo territorio e ho detto: li amerò come ho amato gli altri. E da quel momento veramente sono contento di essere qui con voi. La cosa che volevo dirvi è che non mi sono mai pentito della scelta che ho fatto, non di vescovo, ma quello di sacerdote, mai pentito, perché dare la vita per amore è una cosa stupenda.